Stop. Va bene. Questa è la buona, no? Provino. No, facciamo un'altra. Un'altra così. Prima buona. Le posizioni del viso sono giuste. Una volta sì. Grazie, un'altra così. Signori, sempre dietro, Sono Chuck. Pronti? Ho sentito. Sì, va bene, grazie. Ok. Motore. Silenzio quando si gira, per favore. Aspetta che c'è l'aereo. Signor Comencini, da molte parti e da molti scienziati si afferma che l'automobile è una nuova forma pestilenziale che mette in pericolo l'umanità con inquinamenti, nevrosi di massa e esaurimenti di fonti di energia. Il suo film ha qualche rapporto con questa visione catastrofica? Sì, certamente, ma non è un film catastrofico, perché la parola catastrofico non mi piace. Designa un film dove la catastrofe è sempre un'ipotesi scherzosa. Poi, al contrario alla mia natura, è un film, benché sia un film che si svolge in un ingorgo piuttosto grande, con tante macchine, è un film anche un po' abbastanza costoso, è un film intimista di personaggi, di rapporti privati. E non è nemmeno un film contro l'automobile. Benché, pensavo stamattina, l'automobile ha cancellato dal linguaggio dei vocaboli, come per esempio passeggiata. Oggi se uno dice andiamo a fare una passeggiata lo guardano come un matto. Quindi evidentemente l'automobile incide molto sul nostro modo di vivere. In ogni modo questo è un film di persone come normali che si trovano a vivere un'esperienza un po' più drammatica di quante se ne vivono oggi circolando sulle strade. C'è un ingorgo che dura 2 o 3 giorni e che poi non si sa quando si finirà. E in questo ingorgo ci sono queste persone, questi uomini che hanno che continuano la loro vita quotidiana come se nulla fosse, cioè è anche, c'è una mancanza di informazione, di capacità di collegare le cose. Non c'è mai la ricerca di un collegamento tra causa e effetti. Questo è un po' il senso del film, perché penso che una delle catastrofi alle quali andiamo incontro sia quella della mancanza di informazioni, in un'epoca in cui non si fa altro che informare, ma si informa male, superficialmente, e si ignora sempre il vero rapporto causa-effetto.